quando raccontavo i personaggi mi rendevo conto che tutti i personaggi che avevo creato avevano una paura, che era quella della normalità, che poi è una cosa che appartiene un po' a tutti, no? Noi tutti abbiamo paura di vivere una quotidianità, una ripetitività delle giornate che ci inchioda in un ruolo che riconosciamo in troppe altre persone, e questo in qualche modo non ci rende più speciali. E sarà un po', ho pensato che oggi uno dei modi più semplici, cioè perché è di usare il sesso magari per in qualche modo evadere da questa normalità, anche un po' l'esibizionismo della rete, una serie di canali che permettono alle persone di essere finalmente protagoniste di qualcosa, ha permesso al sesso di essere, diciamo, una via di fuga, un punto di fuga. Naturalmente tutti lo viviamo in maniera diversa, grazie a Dio, e i miei personaggi volevo avessero un rapporto particolare con il sesso. E il fatto che poi questo sesso sia stato reputato infelice, cioè comunque mai felice, è perché volevo che i miei personaggi lo usassero in una maniera sbagliata, quasi per lanciare un messaggio invece che andava ad allarmare sul fatto che a volte esagerare in questo senso porta a dimenticare un po' l'affettività, no? Che poi è una delle richieste che ha questo libro. Cioè, queste persone sono delle persone che in fondo, nonostante sperimentino un sacco di vie di fuga, in realtà cercano solamente affetti e sentimenti veri. E tutte queste strade che percorrono alla fine non li portano ad essere veramente felici. Quindi volevo che il sesso fosse in qualche modo infelice, perché era come una specie di monito a capire che questa cosa era una strada strana, in qualche modo. Un'altra passione tua che emerge fortissima è la musica. I primi che hanno letto il libro hanno criticato, per esempio, il libro perché c'è troppa musica. Ed è un errore facile, no? Per chi vive di musica, perché ha, diciamo, questa mania, di inserire delle canzoni con degli automatismi che credono appartengano anche agli altri. E quindi quando ho cominciato a inserire canzoni nel libro, ce ne sono molte, mi sono reso conto a un certo punto che poteva essere un po' sviante. Allora ho pensato che la musica, come in realtà è nella mia vita e nella vita di tante altre persone, potesse essere un mezzo, e quindi ho cercato di approfondire un po' la cosa. Quindi non solo ci sono le canzoni, ma ci sono le canzoni con un messaggio, cioè, visto che la musica scritta è silenziosa di per sé, se uno non conosce la canzone di cui sto parlando, se io parlo di Donovan e nessuno conosce Donovan, non avrà sicuramente la suggestione musicale che ho avuto io scrivendo quei libri. E allora, come spesso succede ad alcune persone, sia quelli che ascoltano Donovan, ma dico spesso anche quelli che ascoltano Laura Pausini, che ne so, a volte delle parti dei testi, no? Sembra quasi per un momento di riconoscersi improvvisamente in una strofa, in un ritornello, no? E prenderlo quasi come una specie di incentivo a svolgere un'azione, oppure come una cosa rassicurante, oppure qualcosa che sottolinea uno stato di tristezza. Quindi in alcuni capitoli, cioè, soprattutto su due personaggi che ho fatto suonare, che sono appunto Danilo e Francesca, la musica è una specie di compagno di viaggio. Questi personaggi ascoltano sempre musica e la musica sembra quasi guidarli nel percorso che svolgono all'interno della narrazione. Per scelta, poi, anche per non esagerare, per non sovraccaricare il libro, in qualche modo ho dato agli altri personaggi il dono del silenzio, diciamo, in qualche modo. Mi piaceva anche sottolineare il fatto che la mancanza della musica rappresentasse anche una mancanza delle loro vite. Per esempio, c'è questo personaggio Luca, che è un personaggio depresso, che a un certo punto ascolta dalla radio Chet Baker, no? Che secondo me a livello musicale rappresenta perfettamente quello stato, appunto quel mood, si ripete questa parola, no? Quel sentimento comunque che anima sotto le persone e le canzoni che nascono. E lui in quella canzone riconosce perfettamente lo stato d'animo in cui si ritrova. E trova la chiave di volta, diciamo, per la sua vita e percepisce un doveroso ritorno rispetto alla terra da cui veniva. Il primo capitolo del tuo libro è totalmente diverso dal resto del libro. È diverso per ambientazione, è diverso per linguaggio, è l'unico capitolo in cui usi il dialetto, è un capitolo più, in qualche modo, più solare, è un capitolo totalmente diverso. Infatti non è un capitolo, ma è il prologo, no? È quello che succede al narratore quando lui è un bambino. Che cosa volevi fare con questo prologo? Uno, cioè, quando si approccia alla scrittura, soprattutto della prima cosa, tende a metterci un po' tutto quello che può fare, no? C'è questo entusiasmo della scrittura. E, visto che sapevo che comunque il libro avrebbe preso una svolta abbastanza una deriva abbastanza triste, volevo però omaggiare in qualche modo
la mia terra in qualche modo. E io la bellezza del Salento non so perché la vedo nella mia infanzia, o comunque nell'infanzia, cioè la felicità, insomma, in generale comunque delle persone la vedo in un periodo spensierato. Quindi mi piaceva fare Un po' questo salto, leopardiano, un sì. po' leopardiano, sì, vabbè. Mi piaceva fare questo salto, diciamo, prima di cominciare la narrazione, in cui veniva rappresentato un clima molto puro, cioè in cui non interveniva niente del mondo a rovinare le vite di queste persone. E in realtà i personaggi del libro sono legati alcuni da rapporti di parentela. Quindi all'inizio mi piaceva descrivere questo stato di limbo assolato di questo Salento, veramente in questo caso molto da Sì, cartolina, no? sì. E anche troppo, no? In Dove qualche tutti i modo. litigi si risolvono a Tutti i litigi si tavola. risolvono a tavola, in cui tutte le vite sono completamente immerse nel sole, in questi bagni al mare. È un'estate, è l'unico momento, diciamo, gioioso del libro. E perché era un omaggio appunto a questo periodo della vita, non solo di un luogo, ma delle persone, cioè appunto l'infanzia. E proprio diciamo, questa immagine mi serviva poi per creare invece uno stacco che poi è di quasi 20 anni, 30 anni rispetto a quello che racconto, in cui invece poi questo Salento, comunque questa terra che racconto, viene invasa da un sacco di cose che non sono solamente le vite dei personaggi, ma ho fatto anche dei riferimenti, ad esempio, a dei fatti di attualità, no? Che hanno attraversato non solo il Salento. Però questo, per esempio, non era una pretesa di fare dell'epic, come si usa a fare adesso. Piuttosto io credo che ci siano stati degli avvenimenti storici che hanno non solo attraversato il Salento, l'Italia o comunque il mondo, ma che hanno attraversato le persone e le hanno cambiato in qualche modo il modo di agire o di sentire delle cose. Ad esempio, quando c'è stato il primo sbarco degli albanesi nel Salento, giusto per fare un esempio, scrivo nel libro, noi ci siamo sentiti per la prima volta migliori, cioè che era un sentimento che noi non avevamo da tantissimi anni, per la prima volta da sud, estremamente da terroni marginali, dalla parte più sfigata dell'Italia, ci siamo sentiti poco poco più fortunati. E quindi questo ha innescato un sentimento di improvvisa solidarietà nei confronti di questa gente che stava peggio di noi. E infatti questo l'ho voluto rappresentare col personaggio che fa il poliziotto, che per anni è stato dietro una scrivania a sbrigare scartoffie, a un certo punto si ritrova in volante e quasi sembra volerli ringraziare, questi albanesi che hanno invaso la sua vita, ma gli hanno dato anche una nuova speranza, non un sogno in cui credere, quello di essere di nuovo attivo, riconquistare l'entusiasmo per l'arma che ormai aveva perso da tempo. Altre cose, per esempio, cito una serie di delitti che sono successi, cioè, che hanno gli omicidi di omosessuali, no? Che dagli anni 90 fino alla fine degli anni 90 hanno colpito tutto lo stivale. Queste cose dell'attualità, comunque della cronaca, che arrivavano prepotentemente nelle vite dei personaggi, servivano proprio a in qualche modo sottolineare lo stato di paura che portava queste persone ad emergere, ad ammettere la propria omosessualità, e un'altra serie di cose che leggerete nel libro, no? Si dice così. Hai detto, no, di alcune cose che sono successe nell'arco degli anni 90. Infatti, cioè, la tua storia è ambientata, diciamo, negli anni 90, nel decennio che va dal 91 più o meno al 98-99. Perché hai scelto di parlare di quel periodo e non, per esempio, di ambientare la tua storia oggi? Credo che sia stato un decennio, diciamo, fondamentale per il territorio in cui vivo, prima di tutto. E secondo, perché è l'unico decennio che io ho esaminato in maniera, diciamo, matura, in qualche modo, e che ho assorbito come persona. E quindi questo mi permetteva di raccontare con più mezzi quello che volevo dire. E poi, forse perché a volte quando si raccontano delle cose, cioè, l'urgenza espressiva a volte non è sempre buona. Quindi lasciare maturare delle cose, dei sentimenti che ho provato, esaminarli con la giusta distanza, no? Magari di una persona, io adesso ho 33 anni, ti dà la percezione di vedere un po' le cose con una distanza giusta per esaminarle e raccontarle magari con un occhio più, non dico oggettivo, però più maturo in qualche modo. La mia domanda è proprio cioè sul ruolo quotidiano che la letteratura, cioè uno che comunque scrive si rivolge a qualcuno inevitabilmente, altrimenti scrive status su Facebook, purtroppo anche quello è molto diffuso. Scrivi un romanzo e ti aspetti che qualcuno lo legga, con un intento che si spera di intrattenimento. Personalmente credo che la letteratura serva a questo. Però la letteratura come intrattenimento è comunque costitutivamente un po' più impegnativo di altri generi di intrattenimento che occupano, se non altro per il tempo che occupa, cioè un film occupa 2 ore, la lettura di un libro
come minimo ne occupa 7-8, insomma, per quanto possa essere breve, per quanto il lettore possa essere allenato. Quindi c'è una responsabilizzazione, perché occupare 2 ore della vita di una persona anziché 7 comporta una responsabilità. Tu, che comunque scrivi forme diverse, no? Però da tempo, come ti relazioni con questa responsabilità? Che cosa speri di ottenere, per quanto umile possa essere il tuo intento o meno? Fare un libro nel 2011 è un'operazione da feticisti, in linea di massima. Cioè, escono ogni giorno 160 libri in Italia, più o meno, e in un mese ne escono quasi, non so, fate il calcolo, quasi 5.000, insomma. Quindi, cioè, fare un libro adesso, soprattutto con una piccola casa editrice pugliese, appartiene a una questione che non è il mercato, innanzitutto, ed è una questione di affetto. Cioè, questo libro nasce dall'affetto di varie persone che volevano che una cosa nascesse. Cioè, una cosa proprio che nasce in famiglia, come un figlio. Quindi, cioè, non avevo un senso di responsabilità, piuttosto di incoscienza. Cioè, nel senso, facendo diciamo, avendo un ruolo già pubblico in qualche modo, scrivendo su dei giornali più o meno letti, quello nazionale magari di più, il quotidiano lettissimo dalle mie parti, sentivo anche un senso di responsabilità, perché per la mia vita ho criticato gli altri. Quindi quando mi sono approcciato al fatto, cioè quando ho idealizzato che stavo facendo un libro, ho detto, minchia, mo che esco, tutti quanti sicuramente mi... Però alla fine è anche frutto, secondo me, di un sano egoismo voler pubblicare qualcosa. Cioè io l'ho fatto anche con questo sentimento, cioè con l'idea che avevo qualcosa che volevo in qualche modo che uscisse dal mio computer, dalla mia stanza, dalla mia casa. Sul fatto di chi lo legge, queste cose qua, credo ci siano qua dentro almeno il 99,9% di libri che meritano di essere più letti del mio. Credo semplicemente che ci sia... Boh, non lo so, come posso dire questa cosa? Non lo so, scappa. Scappa. Non lo so, cioè, è una domanda veramente... Se uno dovesse veramente chiedersi questa cosa, non si farebbero più libri, soprattutto di questo tipo. Tu parlavi di letteratura, io credo questo appartenga più alla narrativa, che è una cosa ancora più di intrattenimento. Cioè, la letteratura è altro, cioè, non ne stiamo parlando qui evidentemente. Cioè, però... Allo stesso tempo, credo che, cioè, se uno vuole dire una cosa, un po' sente che magari può servire a qualcuno. Cioè, solitamente i primi che leggono i libri sono tutte persone che ti sono vicine, no? Quindi un po' per paraculaggine, un po' per sincerità, ti dicono, ah, è bella questa cosa che hai fatto. La cosa veramente emozionante, che è uno dei motivi per cui è bello scrivere un libro, è quando lo legge qualcuno che non ti conosce proprio. E mi è successo di fare delle presentazioni, perché ne stiamo facendo tantissime, e in cui delle persone leggevano il mio libro senza mai avermi visto, senza sapere da dove venivo, che cosa avevo fatto, e trovare che coglievano dei particolari nel libro neanche a me molto manifesti. E quindi quello è interessante, di vedere che delle persone conoscono delle parti di te strane. Cioè, quindi è anche un gioco di scoperta in qualche modo. E questa, diciamo, è la cosa più bella, se proprio devo fare nel negativismo del mondo dell'editoria contemporanea. Si è parlato del rapporto, io il libro non l'ho letto ancora, non ho avuto occasione, però del rapporto che i personaggi hanno con il sesso, è sicuramente, se non altro, insomma, un po' fuori dalla linea più popolare del modo in cui si parla di sesso, come la miglior cosa possibile, perché nella nostra società tutti si aggrappano comunque a quest'idea che rimane solo un'idea, perché poi pare che di fatto le pratiche siano in diminuzione statisticamente. Ma non trovi che si parli un po' troppo di sesso, in generale? Sì, no, assolutamente sì. Cioè, se per esempio fai un giro in questa libreria, ci sono una quantità di libri che parlano di pornografia incredibile, no? Cioè, diciamo che è un argomento abbastanza... Ma forse pure per quello che stavo dicendo prima, rispetto a questo atteggiamento del sesso che sta diventando abbastanza... Cioè, una delle pratiche più semplici e più veloci di emersione, in qualche modo, di alcune cose. Non so, cioè nel mio libro l'ho messo perché io credo fortemente al ruolo che ha il sesso nella vita di una persona. Cioè, io ho un rapporto gioioso con una persona da 7 anni, cioè non è semplice. Cioè, il sesso che descrivo è un sesso che ho studiato in qualche modo, che ho visto negli altri. E a volte dispiace vedere che l'unico momento in cui noi ci mettiamo, tra virgolette, a nudo, sia consumato per qualcosa che appartiene agli altri. Era quello che mi urtava in qualche modo.